Roberta Bruzzone, buonasera, criminologa e psicologa forense. Come si può spiegare l'interesse della collettività quasi morboso per i casi di cronaca nera? Ma certamente non è una scoperta di questa nostra epoca. Noi possiamo tracciare già nei secoli passati un interesse enorme per questo tipo di vicende. Basta pensare a quello che è successo nella Londra vittoriana all'epoca degli omicidi di Jack lo Squartatore, con l'enorme interesse da parte della popolazione che seguiva con trepidante attesa tutti i giornali che uscivano sulla vicenda, e proprio in quell'epoca i giornali locali ebbero un picco di vendite straordinario. Quindi questo è un segno evidente che non è qualcosa che stiamo vivendo ora. Ora viviamo un esubero di informazioni, perché abbiamo una tale quantità di mezzi informativi, compresi quelli, diciamo, i social media, che chiaramente oggi abbiamo un problema diverso, ossia dobbiamo distinguere tra la buona informazione e la cattiva informazione, perché ormai la notizia non andiamo neanche più a cercarla noi, anzi ci insegue. Adesso abbiamo proprio il delicato compito di capire quale notizia è affidabile e quale non lo è, insomma, perché c'è anche molta gente che fa proprio mala informazione deliberata, insomma. Quale influenza hanno i media sulle indagini? Un'influenza negativa? Sulle indagini nessuna. Sfatiamo un luogo comune. I processi mediatici non hanno nessun tipo di riflesso sui processi reali. Okay? Io, che sono 20 anni che mi occupo di omicidi e sono in corte d'assise, vi posso assicurare che i giudici valutano sulla scorta di elementi obiettivi che vengono discussi in dibattimento, oppure nel caso di diritti abbreviati elementi che sono a disposizione nel fascicolo del piano. Quindi non ci sono, o delle eventuali indagini disposte dalla difesa, non ci sono assolutamente in qualche modo contaminazioni tra questi due mondi, insomma, nonostante quello che chiaramente viene detto. È chiaro che nelle indagini possano avere un ruolo questo tipo di programmi, ma secondo me comunque, considerando tutto positivo, perché io ho avuto diverse vicende giudiziarie in cui ho lavorato come consulente tecnico, in cui alcune interviste TV sono diventate proprio strumenti investigativi, cioè sono stati acquisiti agli atti e si sono rivelate di grande importanza poi per contribuire all'accertamento della verità. Quindi, ripeto, non vedo questo problema dell'interferenza mediatica, perché non c'è di fatto, ci siamo. Quello che viene vagliato passa comunque attraverso il lavoro di seri professionisti e del mondo investigativo scientifico e del mondo investigativo tradizionale, ma soprattutto del mondo della magistratura, del mondo giuridico. Quindi voglio dire, non pensiamo che quello che accade o sui social media o in televisione possa in qualche modo influenzare la valutazione poi dei magistrati, perché è una bella favoletta, insomma. Quindi non esiste la sentenza emessa dall'opinione pubblica? No, esiste la sentenza emessa dall'opinione pubblica, che può anche differire da quella emessa dai giudici, ma resta una sentenza che non ha nessuna ripercussione su quella giuridica. È chiaro che ci sono casi, guardi quello che è successo col delitto Kärcher, no? Noi abbiamo avuto un rocambolesco iter giudiziario, all'esito del quale due dei principali imputati, Amanda Knox e Raffaele Sole, sono stati assolti per non aver commesso il fatto in via definitiva dalla Cassazione. Eppure, sentendo quello che dice in particolare Raffaele Sollecito, l'opinione pubblica ormai l'aveva emessa una sentenza di condanna, e purtroppo lui ne sta pagando le conseguenze, no? Perché molte persone non sono convinte dell'esito della vicenda. Ecco, questo può succedere, che la sentenza dell'opinione pubblica in qualche modo abbia delle ripercussioni negative, anche se poi il soggetto viene assolto. Questo è possibile, ma restano comunque due mondi paralleli che non si toccano, insomma. La prova del DNA è una prova attendibile? Assolutamente sì. Guardi, in questo momento storico stiamo affrontando una vicenda che è quella del delitto di Yara Gambirasio, insomma, e quando si parla di DNA ormai il pensiero corre abbastanza velocemente a questa vicenda. Beh, anche lì, vede, qualcuno ritiene che ci sia qualche aspetto controverso, ma credo praticamente solo la difesa e i sostenitori di Bossetti, perché gli assicuro che dal punto di vista investigativo e tecnico-scientifico e giudiziario è chiaro a tutti che il DNA nucleare del signor Bossetti e quello di Ignoto 1 siano, diciamo, assolutamente identici. Ragion per cui questo dato colloca Bossetti sulla scena del crimine all'epoca in cui Yara Gambirasio purtroppo è stata barbaramente uccisa. C'è un passaggio però di quello che viene sostenuto, e qui in qualche modo si introduce l'elemento proprio di o confusione, vogliamo essere generosi, oppure di mala informazione. Ciascuno di voi scelga la chiave di lettura che ritiene più consona. Perché vede, dire che sulle tracce genetiche di Ignoto 1, dove è stato estrapolato il DNA nucleare, non c'era il mitocondriale, non è corretto. Perché dalle tracce da cui è stato estratto il DNA nucleare, che ricordiamolo è l'unico che vale ai fini giudiziari, è l'unica informazione in grado di identificare un soggetto in maniera certa. E su questo
la comunità scientifica internazionale da moltissimi anni si esprime in maniera assolutamente certa. E in questa vicenda tutti i protocolli più aggiornati e più affidabili sono stati impiegati, quindi quel dato è assolutamente affidabile. Ma, ripeto, la confusione si è creata perché qualcuno ha cercato di far credere che sulla medesima traccia, cioè sul medesimo tampone e sulla medesima porzione di reperto, sia stato fatto un test e anche l'altro, quando non è così. Le tamponature che sono state sottoposte all'esame, all'estrazione del profilo di tipo nucleare, non sono le medesime che sono state poi esaminate per la ricerca del mitocondriale. Quindi è assolutamente plausibile che il DNA nucleare fosse presente e il mitocondriale in un'altra, non nella stessa traccia, ma in un'altra porzione, possa non essere stato presente, perché le porzioni dove c'era più quantità di materiale l'hanno giustamente sottoposta all'estrazione del DNA nucleare. Quelle dove c'era meno materiale, in maniera residuale, li hanno sottoposti all'estrazione del DNA mitocondriale. Quindi non è la stessa traccia che propone anomalie. Io non so più come, in quale lingua dirlo, perché mi pare proprio che qualcuno non voglia capire, insomma.